Eccoci qua per una nuova puntata dei canzoni dal mio cesso. Ieri l'amica Claudia Sarrizio su Facebook ha pubblicato un post citando alcuni versi di un pezzo di Fabrizio De André. E effettivamente in questo periodo è una canzone molto molto appropriata perché, insomma, passerà questa stazione senza far male, passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Io in questo pezzo oltretutto vedo un messaggio importante. Intanto è uno dei motivi per i quali i sardi sono così affezionati a Faber, e cioè che anche dopo il suo sequestro, il suo drammatico sequestro, non ha abbandonato la Sardegna, ha continuato a viverci, a lavorarci nel suo agriturismo per tanti anni, ha continuato a frequentare i tanti amici sardi che aveva, quindi è un po' come Gigi Riva che non se n'è andato mai veramente alla Sardegna, anzi Gigi è ancora qui con noi, vive e combatte, ecco. Però insomma, un pezzo fatto durante la prigionia, che è pensato durante la prigionia, dedicato a quella prigionia, che fa la pace con quella prigionia e fa la pace anche con i suoi rapitori. E trova in quella prigionia, in quei momenti di solitudine, di tanti pensieri e di raccoglimento con la sua donna, dei nuovi motivi per andare avanti, per trovare coraggio, per trovare anche un amore ancora più forte guardandola. Per tutti voi, Hotel Sopramonte. E se vai all'Hotel Sopramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme. Di notte, falsa di giorno, e poi scuse, accuse, scuse, senza ritorno. E ora viaggi, vivi, ridi, o sei perduta. Col tuo ordine discreto dentro il cuore, ma dov'è il tuo amore? Ma dov'è? È finito il tuo amore? Grazie al cielo, una bocca per bere, e non è facile. Grazie a te, una barca da scrivere, un treno da perdere, e un invito all'Hotel Sopramonte, dove ho visto corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile. Come passa il dolore? Ma dov'è il tuo amore? Ma dov'è? È finito il tuo amore? E ora siedo sul letto del bosco. Mai è il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma
se ti svegli hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e di sole. Ma dov'è? Il tuo cuore. Ciao Faber, riposa in pace. E anche ciao Luis, riposa in pace anche tu. Vi ho voluto tanto bene a tutti e due.